Sono pansessuale, mi piace qualsiasi essere umano. Demi Lovato non nasconde più nessun segreto ai fan e in una nuova intervista rilasciata nel podcast del presentatore e comico Joe Rogan si racconta senza filtri. Sull'argomento sessualità la cantante si era già espressa definendosi fluida. La dichiarazione arriva dopo la rottura dell'artista con l'attore e ballerino Max Eric, con il quale ha passato l'intera quarantena e che era pronta a sposare. Vita privata a parte, la filosofia adottata dalla Lovato dopo i periodi bui è quella del ricominciare e lo fa anche attraverso il nuovo album Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, uscito stanotte. Un lavoro intenso e pieno di confidenze che vede nella tracklist le collaborazioni di Ariana Grande e Noah Cyrus. Esiste una differenza tra droghe leggere e pesanti? Lo abbiamo chiesto a Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e Luigi Gallimberti, direttore del servizio di tossicologia clinica delle farmacodipendenze del CERT dell'azienda ospedaliera di Padova. Le droghe hanno un loro effetto che è diverso le une dalle altre. Dire leggera o pesante non ha significato. Per esempio la cannabis, che viene considerata una droga leggera, può dare degli effetti molto pesanti, perché ci sono studi che indicano come chi ha assunto cannabis in epoca dell'adolescenza, dopo anche magari 15 anni, ha molto più malattie di tipo psichiatrico. Lei, nelle varie sostanze che possono andare dal bicchiere di vino alla riga di cocaina, ha una capacità di ciascuna di queste sostanze di produrre con più o meno facilità una dipendenza più o meno feroce. È chiaro che col bicchiere di vino il rischio è molto basso, con la riga di cocaina il rischio è molto alto. Per capire l'entità del rischio, lei dà agli animali di laboratorio cocaina, eroina, benzodiazepine, THC, alcol, eccetera, e vede quanto l'animale si fionda, si lancia per poter usare una sostanza e tende a rifiutare quell'altra. Le sostanze che conquistano immediatamente il cervello del mammifero inferiore sono sostanze che, se noi non proibiamo, rischiamo di mettere l'umanità in una pandemia poi difficilmente controllabile. Dopo Massimo Pericolo, anche Madam annuncia un tour per la fine di quest'anno, il primo della sua carriera. La rapper porterà live il suo primo album omonimo, uscito la scorsa settimana, un racconto in musica di una relazione intima e riservata, un percorso di presa di coscienza e liberazione, dove si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione. Il primo appuntamento sul palco è il 3 dicembre all'Atlantico di Roma. I biglietti del tour sono disponibili online su Ticket One e Ticket da ieri. Nei punti vendita si potranno acquistare a partire dalle 11 di giovedì 8 aprile. Marte è un mondo affollato. Tra i tanti rover in giro sulla superficie del pianeta c'è Curiosity, in missione marziana da quasi 9 anni. Il laboratorio scientifico della NASA si è diretto verso una formazione rocciosa che gli scienziati hanno soprannominato Mont Mercu, come l'omonima montagna in Francia. Alta circa 6 metri, la collinetta fa da sfondo ad un nuovo selfie di Curiosity, che proprio nelle vicinanze ha finito di prelevare il suo 30° campione di roccia dall'inizio della missione. Il selfie è composto da 60 immagini scattate dal Mars Handling Imager sul braccio robotico del rover il 26 marzo 2021, il 3070° giorno marziano o sol della missione. Queste sono state combinate con 11 immagini scattate dalla Mascam sulla testa di Curiosity il 16 marzo 2021. Con un trailer dallo stile cinematografico, Orcomi ha annunciato ufficialmente la data d'uscita e il titolo del suo nuovo album. Nell'immaginario del progetto, il film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Taxi Driver. Questo è il titolo del disco, in uscita il 30 aprile. Taxi Driver è il terzo lavoro del rapper milanese, che a marzo 2019 ha pubblicato Dove gli occhi non arrivano, già suo bestseller, con collaborazioni del calibro di Elisa, Darda, Scarbrave, Jovanotti e Gali. Il disco sarà disponibile in versione digitale, CD e LP. Già in pre-order i quattro formati, CD e LP autografato in esclusiva Amazon, CD più t-shirt oppure Taxi Driver Kit.